Il vaso di Pandora si è aperto e da esso sono usciti dei e maledizioni. Dunque, oggi ho preparato una challenge per ogni dio che riceveremo nella prossima stagione. Per completare la sfida dovremo vincere ben due partite. Gli dei non sono da poco, come le leggende che usano il codice Kallari. Ok, che dio ci uscirà? Artemide, ragazzi, la dea della caccia. Artemide, anche se la nostra pare che si è fatta 30 kg di sostanze stupefacenti, però è la cosa più vicina alla dea della caccia che c'è nell'armadietto. Può usare solo il legno, perché anche la dea degli boschi, non credo si possa dire, dei boschi. E ovviamente può mangiare e curarsi solo tramite la caccia. Gione. Quindi i polli, non c'è nessun altro animale in questa stagione. Quindi ci saranno un bel po' di polli da ammazzare. E anche i pesci vanno bene. Mi piace come hai detto, caccia, 30 secondi di pausa, giorno. Sì, ma non so parlare. Vieni qua, lui. Oh mio Dio, no. Il fine settimana. Ah, ma sei qua, ciao. Idea geniale, ragazzi. Dato che sono la dea della caccia, posso cacciare questo tigrone. Ragazzi, non vi sembra geniale come idea? Secondo me sì. Vai, fate tutto lo scelto che vuoi. Oh mio Dio, mi è scontato. Oh mio Dio, aiuto. Forse non sono una dea così potente. Tutta quella roba che mi sono fatta per diventare fosforescente sta facendo effetto. Fuori! Let's go! Ok, apriamo il vault. Vai, scannerizza la mia faccia. Sì, sono proprio io, la dea Artemide. Si chiamava Artemide, ragazzi, mi sono già dimenticato. Scintore? Aspetta che sto un pingone qua. Ok. No, l'ho lisciato! Fuori! Uff, papà, quanta roba. Let's go. Tenga pure la corona. Muori, Valeria. Tu non sei una dea. Dio, vuoi uno scildone? Ah, non è vero che non le posso usare. Posso usare solamente gli animali per mangiare. Scildone comunque? Nah. Sì. Vai, lo scildone. Dammi lo scildone. No. Provo a dire con i pesci per darmi lo scildone. Hai detto di no. Quindi no. Devi rimanere. Vedi? Ragazzi, Kallari non è uno youtuber leale. No. Ok, abbiamo altra gente. Prendetevi queste bombe deose. Mamma mia, ragazzi. Distrutto Spider-Man. Tu sarai un eroe? Che sono la dea della caccia. Caccia. E dimentico. Probabilmente sbaglierò tutti i nomi degli dei in questo video, ragazzi. Non sono studiato. Non eri quello che sapeva. Aveva il 10 in storia. In storia, non in mitologia greca. Infatti, storia fa parte della mitologia greca. Fatti una barca di. Di cosine tue. Ok? Così non mi bannano. Non mi ero dimenticato, ragazzi, che ho usato solamente il legno per buildare. Ho usato solo il legno fino adesso. Però me l'ho completamente dimenticato, ragazzi. Scusatemi. Forse sono davvero un youtuber fallito. Sì, lo sai. C'è gente nei miei boschi! Dove siete, maledetti? Ok, a quanto pare non stava nessuno, ragazzi. Cioè, la dea Artemide c'ha le allucinazioni e spara crashpad dal... No, invece c'è la gente. Invece c'è la gente, guardate qua. Non è pazza la dea Artemide. Invece sì, perché è drogata, prof. Ah, è drogata, sì, però... Questa è la versione tarocca. Tra qualche giorno non sarà possibile shopparla nel post battaglia, poi la vira, ragazzi. Arriverà nello shop. Non lo so, nel dubbio codice Kallari. Oh, morti. Let's go. E quanti mazz che vogliono entrare dentro di me? Che vogliono essere raccolti da me? Sì. Ci sono altri poveri dentro il mio boss, ragazzi. Questo è solo il mio territorio di caccia. Boom, morto. No, ma ragazzi, sta inguaiata la strategia. E invece no, Boom, boom. 8 kill, ragazzi. Non è la dea della caccia, a caso. Ma c'è chi è nato morto? No, cercano solamente persone vive. Anzi, non c'è chi, fanno schifo. Tu sì? Sì. Bravo. Grazie. E a quanto pare, oltre a cecchinare i morti, sai anche fare glitch, vero? Sì, lo faccio in stile ricetta perché più content. Allora, mi serviranno delle impulso, materiali, qualsiasi tipo, non mi rubare i materiali, e basta. E basta. Voi stessi perché muovete il controller. Ok, perché ok, no, vediamo che cruce assurda. Allora, praticamente. Ah, no, è una macchina. L'avevo scordato. Ah, la massa, sì, certo, ho scordato. Sì, certo. È lì in fondo, ne approfittiamo. C'è anche una moto. Questo è un youtuber. Bocciato. Ma stai zitto, sfigato. Lo rifaccio. Gli servono materiali. Impulso. Un compagno. Che in questo caso cercate di non prendere uno come Daniele. Mi è arrivato solo meno a cecchinato. No, anche a me è impattato, sto andando ad ammazzare. Chi osa disturbare? No, vabbè, ma non ci credo. Da un... Ragazzi, non vedrete mai questo beat. Let's go. Boom. Morta. Io la tipo. Tutte e due, per fortuna. No, stai zitto. Avevi un carretto del reboot dietro di te, dove stai andando? Ok, fra. Vedo che... No, devi scusarmi, ma... La dea Artemide, come cacchio si chiama, sta qua, c'ha qualche problema in testa. Per diventare fosforescente, come detto, ha fatto un po' di brutte cose. Ha picchiato i bambini? No, quello non credo proprio. Okay. Ci ha fatto una sessantina di tromboni, però.
No, sono morta, ma vi inizio tutta la ricetta da capo perché c'è chi ha rotto le palle. Mi servono, come ho detto, materiali e una macchina. Una macchina pure! Ok, figo. Ci allora, serve anche la macchina per il glitch, vai. Preferibilmente moto, che noi abbiamo anche quella perché noi siamo rich. Addirittura non la macchina, la moto, ok. Sì, perché la moto è più... È più swag, certo. No, è anche più minimal. Anche più minimal. Dovete piazzarla precisamente sulla riga dell'asfalto, quindi dovete essere, essere sulla strada. Non la fate riga. Come che non è... Sì. Non fate come che è storta, però va bene. Poi, una scala. Una scala, addirittura? Sì. Speravo che non me la buttino giù. Quanto grande deve essere questa scala? Che ne so, alta. Ah, che ne so, alta, ok. Quanto è alto per te? Non saranno... Più o meno due, sì. Dai 10 ai 20 metri, sì. Eh sì, più o meno dai 10 ai 20 metri. Pinghiamo per vedere precisamente quanto, vediamo se ci ho azzeccato. 28 metri, dai, ci sto. Sì, più o meno 10. Più o meno 10. Giù di lì stiamo, vabbè, dai, continua. E per questo vi servono i materiali, perché? Sì, dai! Sali! È sciupito di un'ora, salendo da stacca. Prima che due pavimenti. Due di questi. Sì, due tetti. Sono piramidi, idiota. Sono piramidi, cioè. Ho preso la mia caduta. Vabbè. Un compagno che sale sulla moto. Bravo. Poi tu fai così. Sai dai pavimenti, fai così. Io! Abbiamo fatto 48 metri! Non vabbè, ragazzi! Iscrivetevi per altri glitch così insani. Nel frattempo non è morto nessuno. Siamo a 21 persone con 10 kill. Abbiamo fatto solamente niente. Vabbè, la divertente è troppo forte. Il mio glitch è interessante. È bellissimo, certo. Infatti, ditelo nei commenti, ragazzi. Vi è piaciuto il glitch? Sì, usato. Sì, utile anche. Utilissimo. Vai, sfondalo. Sì. Come hai fatto? Teneva uno di vita, letteralmente. Dovevi solamente spararlo. E ti prendi pure il medaglione. Ovvio. Dai, pesce. Cosa? 30 di vita, non vorrei dire, però. Però l'hai rotto, c'è 53 di vita? Sì, io scappo. Ottimo. A terra? Antonio Fernandez. Bel nome. Puoi aggiungere la tua lista di Duolingo. Questa è molta lore di callare, ragazzi, per scrivere questa battuta. La vuoi smettere di salire, madonna mia? Sei caduto. Ne sono andato. Andiamo in safe. È morto, cioè, letteralmente ha detto basta. Si è rotto le palle. Ok, fantastico. No, non è felice, devo dire. Comunque, ragazzi, non so se ho buildato in qualcos'altro che non fosse legno. Sono stato troppo... Sì, vabbè, ragazzi, nel dubbio scusate la dea, ma prende mazze che non dovrebbe prendere, quindi non è colpa mia. C'è chi nel cespuglio, ti ho appena detto. Dove? Nel cespuglio davanti a me. Ci sono tipo 60 cespugli, siamo in un bosco. Che cespuglio? Davanti a me, cioè un cespuglio davanti a noi. Ok, sì, forse qua hai ragione. Forse qua hai ragione. C'ho anche 7 di vita, 50 di shield. C'ho 57. No, vabbè. Hermes, prossimo dio. Hermes è il dio dei viaggi. Il messaggero, dunque, ho scelto Lorenzo che ha le mappe sul corpo. Quindi viaggia, ragazzi. Avete capito? Porti i messaggi da una parte all'altra del mondo. Questo qua è il mio ragionamento per mettere questa skin. Ho detto quando uscirà il pass, potevo mettergli dei veri. Comunque, la challenge di Hermes, che in cosa consiste, ragazzi? Nel diventare il più veloci possibili. Possiamo giocare solamente con una, massimo due armi. Il resto deve essere velocità. Rampino, bacche spuma, crash pad, impulso. Per forza, ragazzi, dobbiamo diventare veloci e portare messaggi in tutta la contea. Il primo messaggio che dobbiamo portare è a Peter e dirgli ehi ciccio. E dirgli ehi testa di rapa, preparati a morire. No, poverino. Ho detto pure testa di rapa. Che vuoi, più femmine prende di così. Non credo che esista qualcosa di meglio. Lasci il medaglione. No. Ho fatto tutto io. Ah, no. Grazie. Questo è il mio messaggio per te. Vaffa. Sai che non ti apro volto se non mi dai il medaglione, se non mi dai il pompa. Ah, pure il pompa. Sì, ho fatto tutto io, sai com'è. Senti, Hermes, ho un messaggio per te. Non me ne frega. Salvaggio Hermes, ragazzi. Non apro il volto, però dammi il pompa. Ragazzi, dovete sapere che Hermes è anche un fallito nella mitologia greca, quindi darà il pompa e si farà comandare. Ovvio, è il suo lavoro. Messaggero fallito, Hermes, messaggero fallito. Grazie del pompa. Perché? No, il mio piano era farti passare davanti per prendere il pompa e fregarti il pompa. Così capivi con stesso il volt. Ma non ce l'ho fatto. Sono così stupida, secondo te? Puoi aprirmi il volt, però. No, perché c'ho il loot schifoso adesso. Anzi, Hermes è un deficiente. Voleva fregare, ma si è fatto pure fregare. Tipo Callari, ragazzi. No, chi lo conosce questo Callari? Io sono Hermes. La safe, ragazzi, si sta chiudendo dall'altra parte della mappa. Così potrò viaggiare il più possibile con i miei piedi alati di... Viermes, bellissimo. Ho già l'inventario quasi pienamente da viaggio. Mi devo solamente togliere queste sporche bende per magari un bellissimo rampino. E poi sarò velocissimo. A proposito, mi rampino, non dai che avevo un glitch. No, basta. È vero, con questi barilozzi posso diventare veramente Hermes, ragazzi. Bam, piedi fatati. Guarda qua quanto vola Hermes, ragazzi. Woo! Dio del viaggio.
Tieni proprio 6 anni. E stai che dovrei avere un canale YouTube. Sego, si chiude ancora più lontano, ragazzi. Potrò viaggiare di più. Col tornado posso volare ancora più veloce, ragazzi. Adesso ho veramente i piedi alati. E c'erano dei mazzi gratis qua. Quale bot l'ho totalmente sfondato qua? Bellissimo. Però ho finito i materiali. Non mi ruba. Non ci credo! Ma com'è successo? Hanno pure rebuttato qua davanti ai nostri occhi. Davanti ai nostri occhi. Hermes ha un messaggio per se stesso che è un trimone. È proprio una pinga. È una pinga o una pippa? Una pippa, una pinga, uno scemo, un deficiente. Ok. Molto family friendly. Ragazzi, muori. Ellery non è family friendly, smettetelo di seguire. Oh. Non è vero, ragazzi, iscrivetevi. Muori. No, 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 perché? Perché? Scusa, perché più di uno? E più di uno? Oh, quanti cacchio ce ne sono qua? Quanta cacchio? Per questa partita siamo soli e infatti questa benedizione mi ha pure curato la vista e siamo con Zeus, il dio del tuono. Sì, lo so che è Thor, il dio del tuono, quello che sto usando, però non ho la skin di Zeus, la cosa più vicina era un altro dio del tuono, di un'altra mitologia, però chi se ne frega. Abbiamo il dio dei fulmini con noi. Ovviamente la sua challenge in cosa consisterà se non utilizzare solo mitraglietta del tuono, ragazzi, capite? Perché sono il dio dei fulmini, solamente mitraglietta del tuono. Sì, oggi non faccio ridere, ma va così. Per adesso abbiamo dato le uniche due armi che non sono la mirette del tuono. Bellissimo. Continua la ricerca. Nel mentre che la cerchiamo, ovviamente possiamo usare quello che ci pare. Muori! Oh, perfetto, un bot. Che non aveva niente. Letteralmente zero. Ok, fantastico. C'è una persona qua che sta cercando di fare che cosa? Cosa sta facendo? Cos'è sta scala? What the fuck? Vabbè, ragazzi, ma dormi sonni più profondi. Gogo, muori. Non aveva nemmeno lui la mirette. Mi diventa l'arma più rara del gioco. Ehi, che ci fai tu? Qua sotto. Come mi ha squagliato così tanto? What the fuck? Mi ha letteralmente trapanato. Wow. E l'ho sparata per prima. Fantastico. Oh, adesso abbiamo pure la corona della vittoria. Noi che siamo Zeus, il dio degli dei. Che però è un po' sfigato, non riesce nemmeno a trovare l'arma sua. O forse è fortuna, perché così gioca con le armi che gli pare. Eccola qua, ragazzi. Top. Mitraglietta del tuono e si va. Ok, bacca fluida. Ho detto blacca, non bacca. Aiuto. Vabbè, sono il dio del tuono, non il dio del linguaggio. È vero che non c'ho il pompa. Quanta gente sta? Cosa sta facendo quel Goku? Sta piccolando Lionel mentre... Cosa vuoi, Goku? Cosa vuoi? Oh mio Dio, chi è più scarso? Ok, bellissimo, raga. Bellissimo. Comunque, ciao di nuovo allo start, perché nemmeno il dio del tuono Zeus è riuscito a sopportare la potenza di cecchini. Che se la prossima season li rimuovono, godo, ragazzi. Mamma mia, godo. Qui lo dico e qui lo faccio. Se rimuovono i cecchini la prossima season, faccio 24 ore di live mentre ballo la Macarena in mutande. Ma solo se questo video raggiunge 10.000 likes, ok? Lo faccio 24 ore, 24 ore. Ma solo se i cecchini tengono rimossi, ok? Sono pazzo forse? Può darsi che ormai sono 20 ore che sto cercando di fare questo challenge e sono impazzito. Lo scopriremo. Adesso abbiamo la mirretta allo start, quindi è tempo di killare un po' di nabbi. Muori, Joker! Godo! Godo! Cos'è successo? Non l'ho capito manco io, però godo! Fortunatamente Violash è tornata giusto per la challenge di Afrodite, dea della bellezza, e mi ha obbligato a mettere la sua stessa skin, ragazzi. E tu l'hai fatto. Callari è uno sfigato, ma è pronto per completare la challenge di Afrodite, che consiste ovviamente nel utilizzare solo armi mitiche, ragazzi. Come può la dea della bellezza accontentarsi di cose sporche come... le armi grigie o verdi, solo mitico. Però fino a quando non le troviamo posso dare quella che mi pare. Cioè, pure se sei Afrodite, accontentati nei momenti bui. Bello di gente, bello solo. Mi sono sfondato lo scudo da solo. Ok, iniziamo bene, Afrodite. Il mio Dio, Peter è fortissimo. No! Ma sei un idiota, ma ce la puoi fare. Oh, mi resti. Aspetta, ci devo pensare. Ok, non ci... Tanto lo devi lasciare a me il pompa. No. A parte del video. La prossima volta lo uccide. Sento. Non fai ridere nessuno. No, no, che... no, non fai ridere nessuno. Sai che non ti rebutto, vero? Vabbè, c'è pure la mia supercar qua. Sì, proprio la tua. Mi vuoi rebuttare? Dovete schiantare col treno, dai. Sì, esatto, è quello che intendo. Ah, ok. Quanto lo senti cecchino mentre stai così? Oh, un rave party, let's go. Yeah, damn.
No, non lo rimbalza sto coso, ma che sbocco. Beh, adesso vuoi essere dalla mia parte, perché se no non ti rebutto. Può darsi. Sono disperato ormai, non so più che cosa fare. Un po' di pizza adesso. No, no, aspetta, sei morto, non puoi mangiarla. Che peccato. No. Vabbè ragazzi, la... ogni persona che appare nei miei video non mi porta rispetto, è assurdo. Cioè, allora sono io, ce l'ho scritto in faccia, coglione. Sì. Cazzo, ma dimmelo che ti debutto davvero. Ma dimmelo che ti debutto davvero, è tipo mezz'ora, sono 11 minuti di partita che sono morto. Ti debutto fuori safe? No, non lo farei mai. Non è vero, ti debutto fuori safe perché ci mi sa che ci sta gente. No, oddio. Ti credevi davvero? La persona più divertente al mondo. Lo so. Sono proprio io. Oh mio Dio, non ci credo. Sono stato buttato veramente, ragazzi. Oh mio Dio. Questa volta non posso morire, anche perché non ho armi. Mi serve un'arma mitica. Ma no, sappiamo tutti quanti che il pomba di Peter ormai è andato, ragazzi. Non contare su di me. No, infatti, no. Raga, buttatevi dalle scogliere con le macchine, fidatevi. Uccisazione sul video. No. Spingi i bambini a uccidersi. Su Fortnite, raga, su Fortnite, nel senso. Cecchinato. Oddio! Oh mio Dio, è un pippone! Ma l'ho ucciso io, ma che cazzo, 110. C'ha pure l'arma mitica! Godo, vedi ragazzi, vedete cosa vuol dire? Bindi. Godo! Troppo forte! Let's go! Nulla può fermarmi! Né una fallita che non mi rebutta e nemmeno due persone che mi pushano. Con solo una pistola grigia, il clutch di Afrodite. Ma chi ti vuole? Vuoi vedere cosa vuol dire essere degli uomini veri? Dopo tutto quello che hai fatto, toh, prenditi sto merit. Ma chi lo perché vuole? Perché non sono basso come gli altri che si vendicano. Ma chi lo vuole il tuo merito? Ah, pure! Lo prendo io! Scordati di apparire in un altro video, non ci apparirai mai più dopo questa cosa, ricordalo, non ci apparirai mai più. Ma qui deve essere dal treno. Ragazzi, su Fortnite sempre si specifica. Dai. Gente... Sì. Magari aiutami, saresti utile, sai. Sto arrivando! Non pushare come una trimona da sola! 110. Ottimo. Troppo forte questo. 41. Troppo a terra, 68. Let's go. Let's go. Trimone nessuno davanti. Nessuno batte Afrodite. Vai. Beh, Afrodite sono io, sai com'è. Mi è disata alla Peter. Ragazzi, che scarsità. Oddio, che cosa avevano. Let's go. Aiuto. Oddio, ragazzi, siamo circondati. Ma me si è aperto contro questo trimone, veramente, ragazzi. Mi disinstallo il canale. Disinstallo il canale, dallo a me. No. Mi scorangelo. No, aspetta. Godo. Let's go. Boom! 2 contro 1. Let's go! Solo loot mitico. Ok, c'è gente? Let's go! La prima è andata, ce ne manca ancora uno. Tocca a Cerbero adesso, il dio cane. Godo che è uscito, ragazzi, così posso fare la parte alla Crax. Ma comunque, dovrebbe avere 3 teste, io ne ho solo una. In cosa consiste la challenge di Cerbero? Nel rubare il loot degli avversari. Cioè, ammazza qualcuno e ruba il loot degli avversari. Cerbero, il custode degli inferi. Mamma mia, ragazzi, questo è anche valido dello champagne. Scatena gli inferi, Cerbero. Sì, brucia. Ma brucia. E senti la potenza del dio a 3 teste. Anche se in realtà Cerbero non è un dio, è una bestia. Ma guarda che i lupi cacciano, devi ucciderlo. È vero, io sono Cerbero, il lupo che devo ammazzare i polli. Ti credi davvero che non riuscivo ad entrare? No, dovevo farti entrare. Sì. Ah, ecco perché non ho del passaggio. Questo era il tuo intento fin dall'inizio, è vero? Sì. Guarda, vai, come rimbalzo. Oddio, bellissimo. Guarda. Sì, sto vedendo, ce li ho gli occhi. Oddio, è vero, ragazzi. È una rotation assurda questa qua. L'ho scoperta io. E se tipo, no, non lascerò il pollo, ragazzi, perché non voglio essere atterrato, visto che ho paura di non venire ressato. Però vorrei vedere se si toglie il pollo, il danno da caduta. Tipo, cadiamo da qua. Prova, ma subiresti. Subiresti? Sì. Per la scienza. Crepo, sicuro. No! Oddio, bellissimo! Non me l'aspettavo. Ah, non sarei ressato comunque. Lo sapevo. Spoglietto, vai, nuota. I polli sanno nuotare. Mangi il mais, spoglietto. Ha mangiato il mais, che carino. Si pusha. Tanto sono da solo, ragazzi, perché vi lascio deciso di fare le avventure con sto pollo. È mio figlio. È tuo figlio? È mio figlio il pollo. Ok, bellissimo. C'è il cecchino. Aiuto il cecchino. Aiuto il cecchino. Aiuto. Oddio, no. C'è quella persona molto vicina qua. Non mi ragioni. Vai, spoglietto. Penso di me. Vabbè, no, va bene. Spoglietto. La fai a non... Sto fightando, c'è bisogno di concentrazione. No, poi ho bisogno di protezione. Ammazza gli avversari, così lo proteggi. Mamma mia, mamma mia, 200 di IQ, ragazzi. Il giocatore più forte di YouTube Italia.
gli ho aperto il muro, così che lui ha sparato. Gliel'ho messo in... non finirò la frase, ragazzi. Non finirò la frase. E che swap che ho fatto. Cerbero si è fregato il loot di questo avversario. Però deve portare uno sporco cecchino, ragazzi. Deve portare uno sporco cecchino. Tutte e tre le teste di Cerbero stanno vomitando all'unisono perché gli sono schifate dal cecchino. What? Let's go! Si porta a casa la challenge di Cerbero. Così lesto Poglietto a vincere la partita. Tutto merito di Poglietto. Sì, immagino. Iscriviti, ciao! Prossima season, codice Callari per shoppare il pass!